Amici di Moto.it, ciao a tutti dalla Spagna. Oggi vi presento una moto che non è intelligente, non va bene per andare a scuola, neanche all'università e tantomeno per farci le vacanze d'estate. Ma mi giro, la inquadro subito, è la nuova Triumph Bobber Black. Ovviamente fa parte della famiglia Bonneville, sfrutta la meccanica della T120 però rivista in maniera molto profonda nella ciclistica e nel telaio. Questa versione black, ovviamente lo dice già il nome, ha la colorazione nera, due tipi di nero, nero lucido opaco, con prezzi a partire da 14.350 euro, ma rispetto alla Bobber classica è nuova anche nello scarico, vedete ovviamente nero, se no non si chiamerebbe black, e tutta l'estetica è dominata da questo colore anche a livello del ponte di comando. Ma quello che è più nuovo sulla Triumph Bobber Black è l'avantreno della moto. Perché? Perché troviamo una forcella molto più massiccia, sempre Showa, ma non più da 41 mm ma addirittura da 47 mm, e l'avantreno. Infatti la ruota 190 ma soprattutto 19 di diametro è sostituita da questo ruotone più piccolo, perché il cerchio è da 16 pollici ma con pneumatico, lo giro, eccolo qua, addirittura da 130 di larghezza, quindi un gommone molto largo che obbliga ovviamente gli steli a essere anche più distanziati. E non è l'unica cosa nuova dell'avantreno, perché c'è anche il doppio disco, sempre da 310 mm però appunto doppio, che riempie molto di più la zona anteriore. Poi il motore ovviamente è raffreddato a liquido, ma vedete il radiatore come è ben nascosto tra i due travi del telaio. Poi proseguendo troviamo sempre il serbatoio molto piccolo, stretto tra le gambe, da 9,1 litri, e attenzione ai gatti, siamo circondati ragazzi. Poi proseguendo vediamo sempre il motore con tutti i carter neri, motore nero, questo corpo dell'iniezione che però simula il carburatore, quindi veramente un look classico che più classico non si può. Alloggiamento della batteria sempre in metallo, e poi guardate che bella la zona posteriore della Bobber. Come sulla Bobber standard, infatti troviamo questo triangolo in acciaio che simula una sospensione rigida posteriore, ma invece sotto la sella c'è l'ammortizzatore che regala alla ruota 77 mm di escursione, mentre davanti ne abbiamo 90. Poi la sella, vi dicevo, che è regolabile, vedete, lungo questa barra si può spostare longitudinalmente e la sella è bassissima da terra, pensate che la distanza è soltanto di 69 cm, quindi è perfetta veramente per tutti. Il manubrio bello dritto e largo come sulla versione standard, con i due specchietti posti alle estremità che danno anche una bella visuale e non sono tanto più larghi, vedete, della sezione del manubrio. Proseguendo vedete poi il disco posteriore da 250 mm con la pinza alloggiata all'interno della triangolazione del forcellone, targa posta ovviamente alla fine del parafango, parafango in metallo, trasmissione a catena, cambio a 6 marce e poi la chiave che è posta qui. E voi direte, perché è posta in un posto così scomodo? Lo fa per rispettare lo stile Bobber, molto essenziale, che vuole un ponte di comando veramente semplice. Vedete anche i blocchetti come sono molto curati, però pensate che questa moto dispone di tutte le cose più moderne, quindi riding mode 2 per l'asfalto asciutto e bagnato, addirittura il cruise control che si comanda soltanto con questo tastino, e poi il tasto delle informazioni per navigare nel menu, e guardate anche la luce diurna LED, e poi abbiamo anche le manopole riscaldate che sono graditissime in giornate fredde come quella di oggi. Proseguendo vi mostro, girando la chiave, anche il faro LED, perché merita di essere visto, guardate com'è bello, soprattutto di notte ha questa parabola davvero spettacolare. Adesso vi do un po' di numeri della Bobber Black e poi passo direttamente a guidarla. La moto dispone di 77 cavalli a 6100 giri, quindi circa 3 cavalli meno rispetto alla T120, ma anche a molti giri meno. Ma la cosa più bella è la coppia di questo motorone, che è di 106 Nm a soltanto 4000 giri. Infine il peso. Il nuovo avantreno ha imposto anche un aumento di peso. Si è infatti saliti da 228 kg a 237,5, perché vedete che c'è molta più roba. Doppio disco, forcella più grande e questo ruotone enorme. Adesso però basta con le chiacchiere e andiamo a provarla. Ragazzi, eccoci in sella alla Triumph Bobber Black, questa nuova edizione del 2018 che non cambia soltanto nel nome, appunto Black, che va a indicare immediatamente la colorazione nera che riguarda non soltanto il serbatoio e le principali parti in metallo, ma anche tutta la ciclistica e soprattutto il motore e lo scarico. Questa nuova T120 Bobber è rivista anche in maniera molto importante a livello ciclistico. Abbiamo infatti una nuova forcella Showa da ben 47 mm contro i 41 della Bobber
standard. Inoltre cambia, vedete subito che non c'è più la ruota più stretta col cerchio da 19 pollici, ma c'è un ruotone enorme da ben 130 di larghezza e 16 di diametro, quindi cerchio molto più piccolo ma molto più panciuto a livello poi di dotazione delle gomme, come sempre Avon Cobra. Quindi abbiamo un gommone molto largo e basso davanti e lo stesso diametro da 16 per il posteriore, che invece misura 150. La dotazione tecnica poi non cambia per quanto riguarda il motore, perché è sempre il T120 da 77 cavalli a 6100 giri con una coppia poderosa di 106 Nm, pensate un po', solo a 4000 giri. Quindi questo motore rispetto alla T120 perde qualche cavallo, ma poca roba, 2-3 cavalli, ma ha una coppia molto più sostenuta tra i 4 e i 6000 giri, e questo si sente subito quando lo si usa su strada, perché adesso mi posto la strumentazione digitale proprio sul contagiri e vi faccio vedere. Vedete, sono a 2800 giri, spero che si veda dalla GoPro, in quinta, e questo motore riprende con immediatezza, è veramente pronto e lineare anche i regimi più bassi, ha veramente una timbrica fantastica proprio appena sopra il minimo, perché accompagna alla grande la crescita di regime. Non vi parlo in questo caso di protezione dall'aria, perché la Bobber è una moto estrema fatta per viaggiare da soli, per prendersi l'aria in faccia senza il passeggero che ci rompe le scatole sul sellino, perché il suo sellino, proprio l'avete visto, non c'è assolutamente. Però bisogna dire che le doti di guida di questa motona, che pesa di più rispetto alla Bobber standard, siamo 10 kg in più, perché davanti c'è la forcella più grande, cerchio più grande, ma soprattutto i dischi diventano due. Non c'è più il disco singolo da 310 mm di diametro, ma ce ne sono due. Quindi il peso aumenta, arriviamo a 237 kg e il serbatoio rimane sempre piccolino da 9 litri, e infatti tra le gambe si stringe un serbatoio piccolissimo, da vera Bobber. Bobber, che è un genere di moto nato negli Stati Uniti a partire dagli anni 40, quando i ragazzi americani iniziarono a spogliare di tutto superfluo le moto per realizzare delle moto più leggere, più prestanti. E così è la nostra Bobber, molto semplice nella linea, la coda, che sembra rigida, invece nasconde un ammortizzatore che ha 77 mm di corsa e lavora molto bene, se consideriamo l'estetica, veramente, proprio come vi dicevo, estremissima di questa motora. Moto che nel misto si guida alla grande. Adesso siamo su un tratto di autostrada, vedete, viaggio in sesta a 80 all'ora a 2000 giri e il motore ha una progressione dolcissima. Le vibrazioni compaiono soltanto sopra i 5000 giri, ma vi dico già che questo è un regime che i fortunati possessori della moto inglese non useranno mai, perché il bello è proprio godere della spinta che ha il T120, questo bicilindrico parallelo con 4 valvole per cilindro, tra i 2000 e i 4500 giri. Oltre si può andare, il rumore diventa ancora più prepotente, ma la spinta è goduriosa e ha questo martellare proprio dello scarico, soprattutto ai bassi regimi. Ragazzi, adesso vi mostro come cambia il comportamento nello stretto della nostra Bobber rispetto alla standard. Quindi la Black ha questo anteriore da 16 pollici, però vi dico subito che l'avantreno è rimasto svelto come quello più stretto, che però aveva molta più inerzia e più effetto giroscopico della versione da 19. Quindi ottimi inserimenti in curva. Adesso abbiamo il controllo di trazione che ci aiuta, perché l'asfalto è piuttosto brutto, e sentite la coppia di questo bicilindrico parallelo. Ha una grandissima coppia che rende molto bella la guida della Bobber, cosa che vi avevo già raccontato a suo tempo quando provai la Bobber standard, ed è confermato con questa. Sentite che bella spinta. La frenata col doppio disco non mi ha stupito molto, perché mi aspettavo molta più potenza rispetto alla Bobber standard. Invece la differenza più grossa, questo impianto lo dà a livello proprio di resistenza. Questa moto la si gusta alla grande da soli, perché ha una gran bella dinamica di guida ed è anche confortevole, perché la sella singola regolabile comunque è ospitale anche nei lunghi percorsi. Oggi abbiamo fatto tanti chilometri sella la nostra Bobber Black e non ci ha mai stancati. Quindi su strada è promossa, pur con i limiti di una moto ovviamente che ha pochissime escursioni nelle sospensioni ed è fatta per essere apprezzata
soltanto da soli. Qualcuno di voi potrebbe definirla la moto d'aperitivo, io invece vi dico che non è tanto d'aperitivo, perché se per caso beccate a un aperitivo poi non avete il posto per portarvi via la conquista. Della Bobber Black 2018 vi ho detto tutto, adesso sta a voi commentarla qua sulla pagina YouTube di moto.it e mi raccomando, se le prove di moto.it vi piacciono, iscrivetevi al nostro canale. Ciao a tutti!